Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. Oggi vi porto un video per ottimizzare e aumentare gli FPS in modo che tutti noi possiamo giocare con maggiore fluidità e senza problemi di lag in maniera completamente semplice. Sto notando che questo gioco sta spopolando tantissimo, vi parlo del mese di febbraio. Comunque, per aumentare gli FPS sullo Stark, il primo trucchetto è di andare su Steam. Selezionare lo Stark, farci un tasto destro, gestisci, sfoglia i file locali. A questo punto aprite la cartella binaries, andate su Win64, in basso fino a quando non vi appare lo Stark applicazione, lo selezionate, fate un tasto destro proprietà, dopodiché andate su compatibilità e attivate la spunta su disabilita ottimizzazioni schermo intero. Dopodiché cliccate su modifiche impostazioni DP elevati e attivate l'override con applicazione e poi cliccate su ok, applica ok. Prima di chiudere questa cartella copiate questo percorso facendo semplicemente un clic di fianco al percorso e automaticamente vi verrà selezionato il tutto che noi andremo a copiare. Poi possiamo chiudere, dopodiché andiamo nelle impostazioni di Windows e ci rechiamo su schermo, clicchiamo su grafica, clicchiamo su modifica le impostazioni grafiche predefinite e attiviamo la pianificazione GPU con accelerazione hardware. Una volta attivato torniamo indietro, clicchiamo su applicazione desktop, sfoglia e qui ragazzi facciamo come prima un clic in uno spazio vuoto, cancelliamo questo percorso, incolliamo quello che abbiamo copiato precedentemente, premiamo invio o clicchiamo sulla freccia. A questo punto selezioniamo lo Stark applicazione, nel mio caso è già stata aggiunta quindi vado semplicemente in basso, ci clicco sopra e poi clicco su opzioni, attivo prestazioni elevate, salva e qui possiamo chiudere. Riandiamo nelle impostazioni di Windows ma stavolta nella sezione giochi, clicchiamo su Xbox Game Bar e disattiviamo il tutto, torniamo indietro acquisizioni, anche qui disattiviamo tutto, poi andiamo indietro su modalità gioco e mi raccomando attivate questa modalità. Come potete leggere vi permette di ottimizzare automaticamente il nostro PC per giocare al meglio disattivando gli elementi in background, quindi tutto ciò che potrebbe farci laggare. Altro trucchetto, andiamo sull'esplora file, selezioniamo il nostro disco principale, facciamo proprietà o comunque il disco dove abbiamo installato il gioco. A questo punto cliccate su pulizia disco, selezionate tutto e cliccate su pulizia file di sistema. A questo punto aspettate, riselezionate nuovamente tutto, cliccate su ok e eliminazione file. Quando finirà si chiuderà da solo. Altro trucchetto, andiamo su start e scriviamo prompt dei comandi e seguiamo questa applicazione come amministratore. All'interno di questa interfaccia andremo a copiare e ad incollare il comando che vi lascio sotto questo video, dopodiché facciamo invio, chiudiamo e cerchiamo il pannello di controllo sempre dallo start. Cliccate su visualizza per icone grandi, andate in basso e cliccate su opzioni risparmio energia. A questo punto cliccate su mostra combinazioni aggiuntive e selezionate prestazioni eccellenti in modo che venga attivato. Fatto questo chiudete. Adesso ragazzi, prima di avviare il gioco lo Stark ha un limite massimo di FPS, questo vuol dire che se voi potreste superare i 60 lo Stark ve lo impedisce, questo perché andrebbero tolti i limiti preimpostati dal gioco. Si può fare anche se non ve lo consiglio perché comunque 60 fps sono perfetti per giocare in maniera fluida. Comunque se in questo caso voi siete interessati a sbloccare questo limite, quindi a superare 60 fps, vi mostro come fare su una scheda video di tipo Nvidia. Per altri tipi di schede video, che purtroppo non ho su questo PC, vi lascio il link in descrizione in cui vi spiega in lingua inglese come fare. Nel caso fosse una scheda video di tipo Nvidia, vi basta andare sul desktop, mostra altre opzioni se avete Windows 11 pannello di controllo Nvidia. Se non lo avete scaricatelo dal Microsoft Store e vi sto parlando di Nvidia Control Panel. Una volta scaricato ed installato lo troverete sicuramente. Se non lo trovate riavviate il PC. Comunque ci cliccate, andate su regola le impostazioni dell'immagine e attivate usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzate. Dopodiché cliccate su apri la pagina, impostazioni programma. Da questo menu selezionate lo Stark. Se non lo trovate
dovete andare su aggiungi e qui ragazzi lo trovate al 100%, altrimenti lo sfogliate, quindi inserendo il suo percorso che trovate su Steam come abbiamo fatto prima, e lì siete sicurissimi che lo trovate. Comunque selezionate lo Stark Client se lo trovate qui e cliccate su aggiungi programma selezionato. Una volta fatto, assicuratevi che aprendo il menu a tendina sia selezionato e andate in basso alla fine su sincronizzazione verticale, che noi andremo a disattivare. Poi andremo in alto su frequenza fotogrammi massima, che andremo anche qui a disattivare, e su frequenza fotogrammi massima applicazione, disattivato, ok. A questo punto cliccate su applica e chiudete il pannello. Una volta fatto, riavviate il computer perché è di vitale importanza per rendere effettive le modifiche, ed entriamo su Lost Ark. Allora ragazzi, una volta entrati, come notate, abbiamo fissi i 60 fps solo per chi ovviamente li può raggiungere. Per chi invece non li raggiunge, indipendentemente da questo, vediamo come aumentare gli fps cambiando le impostazioni di gioco. Premiamo ESC dalla tastiera e clicchiamo su Settings. A questo punto iniziamo con l'impostare lo screen su Full Screen. Clicchiamo su Appli, ok, e come notate ragazzi, in alto a destra, anche in alto a sinistra, perché ho impostato due modi per mostrare gli FPS, ho superato i 60, togliendo quindi quel limite. E non solo, impostando il full screen avremo anche qualche FPS in più. Risoluzione: vi consiglio di impostare la vostra risoluzione del monitor, in caso contrario, se laggate molto di FPS, vi consiglio la risoluzione 1440x900, che di solito va bene su tutti i monitor, altrimenti provate con quelle ancora più basse. Andate in basso e impostate All in Medium o in Low. Questo dipende da quanti FPS volete. Se volete molti FPS, cliccate su Low. Questo andrà ad abbassare la qualità grafica, però vi aumenterà un sacco di FPS. O in Medium, che comunque è una via di mezzo e qualche FPS ve lo aumenta sicuramente. Vi faccio vedere con questo test. Imposto Medium, ora ho 65 FPS, applico. Come vedete sono sugli 84 circa. Imposto basso, applico, 100, sì, 105 più o meno, siamo lì. Poi un altro trucchetto è quello di essere sicuri che queste due impostazioni siano disattivate. Poi su auto optimization andremo a impostare prioritize performance, quindi la levetta su questa voce. Mi raccomando, anche qui gli effetti tutti disattivati, e poi clicchiamo su applica. Sono sui 110 fps ragazzi, ogni tanto si abbassano perché sto registrando, però vi assicuro che funziona un sacco. Per quanto riguarda la qualità grafica, che comunque si è abbassata se abbiamo abbassato ovviamente le impostazioni, quindi comunque sarà tipo questo, io penso che sia molto giocabile nonostante la qualità. E nulla ragazzi, sbizzarritevi, divertitevi, io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.